Buongiorno, abbiamo qui la nostra GoPro Hero 5 Black, completa di copriobiettivo, pronta per immergersi fino a 10 metri, ma se vogliamo portarla al di sotto di tale profondità abbiamo necessità di usare un case stagno. Come ormai molti sanno, il case stagno della GoPro prevede che per inserire la videocamera occorra togliere il tappo dell'obiettivo, la lente che copre l'obiettivo che voi vedete qui, tirando verso fuori e poi ruotando. In molti fanno vedere che questa operazione è semplicissima, si tira e si ruota. Io vi posso garantire che l'ho tentata, l'ho fatta diverse volte. Questo tappo è durissimo e tirarlo fuori e ruotarlo è una vera impresa. Ci si fa anche male nelle dita. In questo caso io non lo farò. E perché non lo farò? Perché ho trovato in rete questa custodia in plastica adatta per la Hero 5 Black. Infatti si contraddistingue immediatamente perché ha solamente due tasti, due bottoni. Manca il bottone frontale che contraddistingueva le vecchie custodie per le Hero 3, 3 Plus e 4. E quindi questo è emblematico che questa è una custodia fatta per la Hero 5. Qual è la particolarità di questa custodia? Ve la faccio vedere immediatamente. La apro, prendo la mia GoPro senza aver tolto nulla, quindi col tappo inserito, la infilo dentro e come potete vedere la GoPro sta perfettamente dentro la nostra custodia stagna. Questa è una custodia che è abilitata fino a 45 metri e, ripeto, importantissimo, consente di inserire la nostra GoPro Hero 5 Black senza rimuovere il riquadro dell'obiettivo e quindi ne garantisce l'impermeabilità. Nel caso di malaugurata ipotesi di infiltrazione d'acqua o allagamento completo, visto che la GoPro Hero 5 è data stagna fino a 10 metri, dovremmo avere la garanzia che non succederà nulla, non rovineremo la videocamera, ammesso che in questa custodia avvengano delle infiltrazioni. Naturalmente, alla prima occasione farò una prova in mare e quindi testeremo l'efficacia di questa custodia, però vista così e presentata, ripeto, in questa maniera così semplice, è veramente efficace, è quello che noi ci aspettavamo dalla GoPro, cioè dire una custodia che ci consentisse di utilizzare la videocamera in maniera semplice, senza dover smontare nulla e mantenendo la propria impermeabilità. Quindi alla prossima occasione per vedere la prova in mare. Arrivederci.